Mattino 5 cancellato? Arriva la replica della Panicucci. Mattino 5 rischia la cancellazione dai palinsesti di Mediaset della stagione 2018-2019? È questa la voce balzata alle cronache nelle ultime ore, in seguito alla pubblicazione della chicca del settimanale Chi. Secondo il tabloid diretto da Alfonso Signorini, infatti, il Cancelletto, programma condotto da Cancelletto Federica Panicucci e in onda tutte le mattine su Canale 5, sarebbe presto sostituito da una nuova trasmissione dedicata al calcio. Tali parole riferite ai palinsesti estivi nel periodo dei mondiali in Russia sono state travisate da molti lettori della rivista. Scopriamo di seguito per quale motivi. Il nuovo programma al posto di Mattino 5. Nel numero in edicola il 4 aprile, il settimanale Chi ha riportato la seguente notizia: Mediaset, dopo avere deciso di affidare a Nicola Savino un programma dedicato al calcio in seconda serata, sta pensando anche ad un programma in onda al mattino e che sostituirebbe Mattino 5. La rivista precisa infine che alla guida di questo progetto estivo ci saranno nuovi conduttori che dovranno, comprensibilmente, essere esperti di pallone. Tale dichiarazione lascia chiaramente intendere che questa rivoluzione avverrà nel periodo estivo, in occasione dei mondiali di calcio che saranno trasmessi proprio dal Biscione. Rendendo necessario il chiarimento da parte della stessa conduttrice Federica Panicucci. Ciò avverrà quando Mattino 5 andrà come ogni anno in pausa, ma in molti hanno dato un'interpretazione diversa all'annuncio del tabloid: nessuna cancellazione per Mattino 5. Mattino 5 non verrà cancellato nel corso della prossima stagione. È Federica Panicucci a voler mettere le cose in chiaro dopo aver letto le tante notizie false riguardanti le sorti del programma da lei condotto. Il cambiamento nelle mattinate di Canale 5 avverrà solo nel periodo estivo, ovvero dopo l'8 giugno, quando il suo talk show andrà in vacanza come abitudine. Per mettere a tacere qualsiasi sospetto, la Panicucci ha infatti voluto precisare: nessuna chiusura improvvisa o sospensione. Mediaset sta giustamente pensando ad un programma sui mondiali di calcio che vada ad occupare lo spazio di Mattino 5 durante il periodo dei mondiali stessi. La conduttrice ha quindi chiarito che tornerà in sella della sua trasmissione a settembre, come abitudine. Nessun chiarimento invece è stato rivolto in merito alla presenza nella prossima stagione del suo collega Francesco Vecchi. In un fuori onda diventato virale qualche mese fa, lei stessa aveva annunciato che il giornalista non farà parte del gruppo in futuro.